Lettura dal Santo Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Tommaso: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste. Perché io vado al Padre e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome io la farò. Parola del Signore. Credere nel risorto. San Paolo solleva in questo capitolo 15, nella lettera ai Corinzi, il tema della risurrezione dei morti e inizia nel brano odierno soffermandosi sul nucleo del Vangelo. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che è stato sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture. Il mistero pasquale è radice e fondamento della nostra fede e se è difficile capire perché Gesù è morto sulla croce, è ancora più difficile per la nostra mente razionale credere nella risurrezione. La fede non è uno sforzo di intelligenza, è un dono di Dio che scopre la luce nella vicinanza con il risorto, con Gesù Cristo. In caso contrario, vana è la nostra fede. Le successive apparizioni di Gesù dopo la risurrezione mostrano che la fede in Cristo risorto non nasce naturalmente. Sono molti gli indizi che ci vengono dati quando leggiamo i racconti delle apparizioni. Ce n'è una per me particolarmente illuminante, che è l'incontro tra Tommaso e Gesù. Mettimi le dita nel fianco. La nostra fede non è vana perché non è vana la morte di Gesù. La vita ha l'ultima parola, l'amore, il dono, la dedizione. Quando mettiamo le dita nelle fasce aperte del mondo, sicuramente il Gesù vivente ci appare, forse nel mondo più inaspettato, perché la nostra fede cresca e maturi e ci manda ad annunciare ciò che abbiamo visto e udito, di ciò che siamo testimoni. La speranza si forgia nel fuoco dell'amore, quando la dedizione di ogni giorno si affina, avvicinandosi a chi ha bisogno di noi, a chi soffre, dando e servendo. Chiavi della fede. Celebriamo oggi la festa di due discepoli di Gesù, Filippo e Giacomo, e il testo del Vangelo di Giovanni oggi racconta proprio uno sconcertante dialogo di Gesù con i discepoli in cui interviene Filippo. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Filippo intuisce che c'è qualcosa di più profondo che non capiscono del tutto in questo inizio del discorso di addio di Gesù. La risposta di Gesù sembra suonare di rimprovero. Da tanto tempo sono con te e tu non mi conosci, Filippo? Ma in realtà è pieno di affetto e di un desiderio profondo che comprendano ciò che lui vuole esprimere loro, affinché non si sentano soli e abbandonati da lui. Se credi in me, farai grandi cose e lo sarai dato quello che chiedi in mio nome, dice loro. La sfida c'è e le chiavi
per realizzarla puntano a Gesù stesso. Io sono la via, la verità e la vita. Il cammino che Gesù ci indica è quello della fraternità. Il Padre a cui dobbiamo andare è colui che ci chiama figli. Non devi nemmeno pensarci molto. Corri il rischio di vivere da figlio di Dio e da fratelli con tutto ciò che ne deriva, ovviamente. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi dia la pace.